Ormai buonasera perché è pomeriggio inoltrato. Allora, Heidi è appena rientrata da una festa di laurea di una sua amica ed è qua c'è freddo ed è tutta imbacuccata con il suo solito cappuccione peloso. Bene, parentesi, siamo qui per presentarvi il nostro filato Milk. Alcune di voi hanno già avuto il piacere di conoscerlo, quelle che sono venute domenica a Treviglio. Forse te li separo così, li ho legati insieme. Allora, Milk è un filato con una composizione particolare. Il suo 50% è cotone pettinato e l'altro 50% è viscosa latte. Allora, prima un punto su cotone pettinato. Spieghiamo che è il gergo pettinato. Significa che nella filatura subisce un processo in cui vengono tolte le fibre corte, vengono pettinate tutte nella stessa direzione e il risultato gli dà morbidezza, resistenza e lucidità. Invece, alcune di voi mi hanno chiesto cosa significa viscosa latte. Allora, due parole sulla viscosa latte. È una fibra di latte praticamente, fa parte della famiglia delle viscose. La produzione avviene con un ve lo leggo perché così è più tecnico. La produzione avviene con un processo dove la caseina nobile, proteina del latte, viene separata dal siero e denaturata. Da questo vengono estratti gli amminoacidi che sono poi additivati ad una soluzione filabile di viscosa ed estrusi, ottenendo infine la vera e propria fibra latte. La fibra di latte è termoregolatrice, traspirante e antibatterica. Questa fibra permette di realizzare filati luminosi, soffici, quasi dall'aspetto setoso. È molto piacevole e confortevole sulla pelle ed è adattissima per i neonati. Se n'è andato il foglio. Bene. Allora, quindi abbiamo capito che è un super filato. Quindi, con questa composizione 50 cotone pettinato, organico pettinato, che organico è anche bio oltre a essere. E questa viscosa latte fa sì che forma questo filato. Allora, noi abbiamo fatto dei gomitoli da 50 grammi, che non sono, grandi così, questi sono i nostri campioncini. Per il momento sono arrivati soltanto quattro colori, ma ne arriveranno altri. Abbiamo il verde acqua. Come faccio a farteli vedere bene così? Il fiamma, il greggio e il candido. Però ne arriveranno altri. Allora, abbiamo detto che sono gomitoli da 50 grammi e sviluppano 200 metri. Si lavorano con ferri 3,5-4, io ho usato un 3,75 a fare questo campione e uncinetto sempre 3,5-4. Mi sta volando via tutto, Heidi. La sua tensione per un campione 10-10 lavorata con un ferro 3,75 sviluppa 24 maglie per 32 ferri. È un made in Italy e appunto per il momento abbiamo solo quattro colori, ma ne arriveranno altri. Io consiglio un lavaggio delicato e soprattutto non a temperature alte, perché appunto i filati pettinati subiscono delle alterazioni ad alte temperature, quindi no asciugatrice e no ferro da stiro. Giusto? Bene. E questo filato è già in catalogo Il e prezzo. il prezzo, vuoi sapere, 6,80 euro. Io avevo uno scialle iniziato, puoi staccare un attimo che lo vado a prendere? No, Stacco. lascio che va. Quanto? Ma ci mette un po' di tempo andare giù a prenderlo. Beh, devo scendere le scale, risalirle, prendere lo scialle e venire su. Stacchi un attimo. Vediamo, vai. Beh, vabbè, raccontami qualcosa allora. Video muto. Video muto? Oh, perbacco, fagli vedere allora il Guardiamo portafoglio. questo che ha fatto l'alba. Guardate che bello.
Eccomi qua. Eccomi qua. Allora, sono ancora in rocca. Sì, vabbè. Ripeto un po' di olio. Mamma, stiamo registrando. Beh, io lo lascio. Dai, vai. Che disastro oggi. Allora, ho iniziato l'Antair, si dice, Heidi. Sì. Che adesso vi faccio vedere. Dovevo aver organizzato tutto oggi, ma non ho organizzato un bel niente. Eccolo qua. Lo scialle l'Antair di Marta Bellebono. Ah, che corsa che ho fatto, non ho più 20 anni da fare le scale 4 a 4. Sai che non si vede tanto, aspetta che lo mettiamo su un foglio bianco, si vede di più. No, stessa cosa. Però filmati, se no. È iniziato, ma si vede bene, Heidi? Sì, si vede. Perché è bello con tutte quelle, quei punti paffi. Mi vola via tutto. Allora, io quello che vi volevo far vedere è quanto è morbido e drappeggiante questo filato. E poi lo schiacci e sparisce. Facciamo una magia? Opla! Bene, questo è il secondo filato e dopo faremo il video anche dell'altro. Però li teniamo separati, così quando cercate qualcosa c'è il nome e andate dirette al video, va bene? Sì. Video sconclusionato, che più orribile di così non può essere, ecco, ma... Ecco, da lì si vede il mio cappuccio. Ecco, fate una foto, gira il telefono. No, lo guardo dal vetro, quello che si vede così è il mio cappuccio. Ma mettiti a modo, perché è enorme! Sarà 50, 60 centimetri per 70! Vabbè, dai. Allora, quindi chiudiamo qui, ma ve ne facciamo un altro con il Linus. Il terzo filato è... Domani. Vabbè, loro lo vedranno domani, sì. Ma noi lo giriamo adesso, vabbè, quindi sì. Siamo uguali, stessa postazione, stesso tutto. Ciao! Ciao!